c'è 500 volte noi. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te per la 500esima volta. È il video numero 500, ragazzi. Che traguardo incredibile. Quando ho cominciato non credevo di arrivare a 10 video. Mi ricordo che disse a mio marito: ma chi me lo fa fare? Ma siamo sicuri? E lui mi disse: cos'hai da perdere? E io dissi: la faccia. E lui mi disse: no, prova e vedrai che non perderai la faccia, ma acquisterai molto. Ed è vero, ho acquistato tantissimo con Arte per te, 500 video che mi hanno fatto crescere come professionista e come persona, 500 video che mi hanno fatto conoscere quasi 50.000 meravigliose persone. Siete voi il grande motore di Arte per te, la grande spinta propulsiva di Ombretta, coloro che mi portano ogni giorno a pensare qualcosa di nuovo da proporvi, e non sapete quanto questo mi dia slancio, mi dia nuove prospettive, mi dia nuova creatività e faccia sviluppare la mia fantasia. Spero tanto di fare la stessa cosa con voi, proponendovi ogni volta qualcosa di diverso, qualcosa che spero essere trattato nel migliore dei modi. Arte per te è un canale unico, ragazzi, e io di questo sono orgogliosissima. Ho creato, ho voluto creare fortemente un mondo che fosse proprio mio, che fosse il mio specchio, un canale fatto di arte a 360 gradi, arte per tutti, arte per ognuno di voi, arte per te. Per il 500esimo video ho voluto creare qualcosa che rappresentasse il canale, qualcosa che non fosse troppo di nicchia, ma che tutti poteste riproporre. Ho voluto fare qualcosa che risultasse un pezzo unico, come un pezzo unico è Arte per te. Ho fatto una ricerca ultimamente su internet e mi sono accorta che non esiste nessun canale al mondo come Arte per te, nessun canale che si occupa di tutte le sfaccettature dell'arte. Ci sono canali enormi e bellissimi che si occupano di uno, di due, di tre settori dell'arte e della creatività, ma un canale che tocchi tutte le frange dell'arte su internet non c'è. Lo abbiamo solo in Italia, lo abbiamo solo noi, c'è solo Arte per te, e questa sua unicità ho voluto proprio mantenerla nell'oggetto che vado a proporvi. Arte per te vi fa scoprire, spero, nuovi artisti, vi fa scoprire la storia dell'arte, e così ho tratto ispirazione da un qualcosa che ho visto durante i miei viaggi. A Parigi un giorno, passeggiando con mio marito, in una vetrina vidi un insetto fatto di non so cosa, di tante cose messe assieme, e aveva un logo. Poi lo cercai su internet, è la KIKO, e questa KIKO è, non so se è un'azienda o se è un artista, credo sia un artista più che altro, e questa artista, questa KIKO, crea degli insetti portafortuna. Ora, lei li crea in maniera molto particolare, alcuni vi devo dire mi hanno anche un po' impressionato, fatto un po' specie, diciamo così, però mi è piaciuta moltissimo l'idea proprio della creazione del pezzo unico e dell'assemblaggio dei pezzi per creare un qualcosa di nuovo. Noi faremo un insetto molto particolare, un insetto che voi sapete amo particolarmente, una farfalla, ma una farfalla che ho scelto appunto la farfalla perché un po' la farfalla rappresenta Arte per te, è un posto leggero, leggiadro, colorato, libero. Insomma, adesso vedrete il nostro oggetto unico porta fortuna, e vi dico subito che uno lo farò anche per voi. Non è quello che vedrete in video, perché quello ho il piacere di conservarlo per me come momento importante per il canale e per me stessa, che mi ricorda voi, che mi ricorda il percorso che abbiamo fatto fino a qua, che mi ricorda la tenacia che ho avuto a portare avanti tutto questo, che mi ricorda anche la felicità che mi dà ogni giorno portare avanti tutto questo. Ma a casa vostra arriverà un pezzo unico fatto da me, solo ed esclusivamente per voi, un pezzo unico che sarà differente da questo, ma ve lo lascerò come una sorpresa, e lo vedrete poi più in là su Facebook fotografato, su Instagram. Però adesso vi lascio così nel vuoto, in primis perché ancora non l'ho creato, in secondis perché proprio voglio che sia quella sorpresa che avete ogni volta che aprite il video. Bene, io non vi faccio, ce l'ho qui,
Ce l'ho qui, vi faccio vedere il retro, ma non vi faccio intravedere quello che c'è nella parte. È una farfalla in teca, è una farfalla che andiamo a fare adesso spostandoci sul nostro piano di lavoro. Ed ecco l'occorrente per realizzare l'oggetto portafortuna, diciamo così, che ho pensato per il 500° video di Arte per Te. È un qualcosa che debba racchiudere gran parte di quello che abbiamo fatto su Arte per Te, per questo vi elencherò una miriade di materiali, perché sto spiluccando da un po' ovunque, però mano a mano vi dirò le cose con cui potrete sostituire quello che vi faccio vedere e che renderanno molto più facile e più spedito il vostro lavoro, perché naturalmente andare alla ricerca di qualcosa di specifico, come sto facendo io in questo caso, che rievochi vari video di Arte per Te, sicuramente è più impegnativo che farlo ex novo con della semplice carta a fantasia semplicissima. Cominciamo subito. Innanzitutto ci occorre una scatolina da riciclo qualunque, potrete anche costruirvi voi una mezza scatolina a quattro battenti, perché in realtà a noi ci servirà o il tappo o il contenitore. Io ho scelto di farla con la scatolina delle partecipazioni del mio matrimonio, vedete? E allora, così che sia un ricordo nel ricordo, diciamo così, e che sia anche questa scatolina legata ad un qualcosa di affettivo, che non vada a prendere polvere nel cassetto, ma che venga utilizzata per qualcosa di carino. E allora, mezza scatolina, quindi o il tappo o il vano contenitivo. Questo sarà il corpo della nostra teca. Il vetro della nostra teca invece lo prenderemo da una cornicetta a giorno che io ho preso in uno di questi negozi tipo tutto un euro e che hanno e che è costata 1,30 euro. Questa cornice mi servirà solamente per estrapolare il vetro e, come vedete, io l'ho presa il doppio più o meno della grandezza. Utilizzerò tutte le colle utilizzate su Arte per Te, la pistola a caldo, l'attacca tutto e naturalmente la mia affezionata Vinavil. Voi potrete utilizzare anche solo la pistola a caldo volendo o anche solo l'attacca tutto. Un pezzettino di Covil, ve lo ricordate il Covil? È uno dei video più visti di Arte per Te, non poteva mancare in questa celebrazione del canale e quindi ne ho estrapolato un pezzettino e un piccolo petalo che non avevo utilizzato in passato. Poi dello scotch di adesivo spessorato, un tagliabalsa, dei pennelli, io ne ho qua uno buono per dipingere e tre da battaglia per decorare. Userò le etichette dell'IKEA che ho comprato ultimamente come per metterle sul retro della teca e lasciare scritto lì un messaggio, un pensiero. E quindi mi servirà un pennarello bianco a simulare il gesso in qualche maniera. Poi del cartoncino colorato, un pennello per la spolveratura perché io userò la tecnica della doratura, un chiodino da orecchini, quello con la capocchia finale, anche questo del tutto facoltativo. Per foderare la teca io userò della carta velluto, sto prendendo un pezzettino di foglio da sbalzo, ma proprio una cosa infinitesimale, della carta un po' invecchiata, io ho preso un mio vecchissimo libro di scuola di latino, delle perline e della carta per decorare l'esterno della nostra scatola. È sempre bene avere qualche perlina e qualche strass. Ci servirà sicuramente l'oro per creare delle decorazioni e la missione all'acqua a tempo 15 minuti per far aderire la foglietta metallica. Oro o argento è la stessa cosa, che potrete sostituire, come vi ho detto, o con acrilico dorato o con acrilico argentato per fare molto 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 prima. E naturalmente una matita. Cominciamo subito. Cominciamo dalla cosa che ci farà perdere un po' più di tempo, quindi la preparazione effettiva delle nostre teche. Vi ho detto che io ne devo fare due, quindi ci starò il doppio del tempo, ma ovviamente vi farò vedere la realizzazione soltanto di una. Cosa devo fare? Prendere un pennarello indelebile e segnare il perimetro che mi serve come vetro, diciamo così, della mia teca. Segniamolo con precisione, mi raccomando, perché sennò se dovesse sbordare sarebbe veramente un problema, vedete? Quindi prendiamo il tagliabalsa e, facendo molta attenzione, ritagliamo esattamente quello che ci serve. Visto? Così avremo una teca entro cui conservare le nostre farfalline. Adesso ci occuperemo di foderare internamente le nostre scatoline, quindi dovremo prendere la misura di ognuna di esse dall'interno all'interno. È l'altezza
calcoliamola da fuori, la larghezza della scatolina totale. Preso un foglio di carta velluto adesiva, io sto cominciando con quella azzurra, lo metto alla rovescia, diciamo così, e tiro una linea che sia certamente dritta. Allora, come faccio? Metto in pari la parte inferiore della squadretta con il margine di fabbrica, quindi dove io non ho ritagliato nulla, e tiro la perpendicolare. Adesso mi servono due strisce che siano 13 e 6 per 4 e 4. Poi mi serviranno due, e la tiro un po' più su quest'altra, perché automaticamente avrò creato anche le striscioline da mettere qui. L'importante è tagliarle anche in questo caso a 4 e 4, quindi prendo 4 e 4. Mentre ci sono, sfrutterò questa parte per fare la base, quindi continuo questa retta in modo da non dover fare altre misurazioni. Benissimo, a questo punto avremo questa parte che sarà il retro, questa parte che sarà una sponda, questa parte che sarà l'altra sponda, naturalmente sto parlando dell'interno, e poi questa parte che sarà una sponda e questa che sarà l'altra. Tagliamole e adesso ordinatamente appiccichiamo i pezzi. Piano piano staccate la pellicola adesiva e ordinatamente, quindi da una sponda verso l'altro, attaccate la carta. Ok, quindi attaccate il primo lembo esattamente sul bordo e quindi piano piano, facendo ben aderire, attaccate la carta su tutto. E voilà, e l'interno della nostra scatolina è perfettamente foderato. Adesso pensiamo all'esterno. Prendiamo la carta da musica e prendiamo il libro, ma soprattutto prendiamo la Vinavil e versiamone un po' nel bicchiere, allungandola con un pochino d'acqua. Diciamo che metteremo il 30% di acqua e il 70% di Vinavil. Tagliamo qualche striscia di carta da musica e prendiamo dal libro di latino magari qualcosa in latino. Prendiamo la scatolina, prendiamo un pennellino da battaglia e la Vinavil e bagniamo il retro della scatolina. Cominciamo a incollare ben bene il tutto, praticando i tagli che non facciano venire la carta troppo spessa, no? Quindi uno. E qua, ragazzi miei, ci dobbiamo sporcare le mani. Passate la colla sia sotto che sopra. Ho scelto il latino e ho scelto la carta da musica perché volevo riagganciarmi all'idea della cultura che c'è su Arte per Te e dell'armonia, della melodia che c'è anche nelle opere d'arte che facciamo, oppure nella semplice fantasia e nella semplice creatività. Dopo aver foderato tutto, passate una mano di colla su tutto, così molto velocemente, e con le dita appiattite bene tutto il lavoro che avete fatto, non lasciate bolle d'aria, e proprio generosamente andate a rifinire tutto il lavoro che avete fatto. A questo punto mettiamola così all'ingiù ad asciugare da qualche parte. Bene, eccoci qui con la carta. Siamo al momento della costruzione vera e propria del nostro insetto, della nostra farfallina. Allora, come vedete, io ho qui diverse carte, le forbici, e comincio semplicemente, senza grandi perdite di tempo, a tagliare dei petali. L'importante è che di ogni pezzo mettiamo il foglio in doppio per farlo speculare, perché le ali dovranno essere comunque uguali da una parte e dall'altra. Adesso, in tutto questo macello che ho sul tavolo, devo ritrovare il mio pezzettino di Covil. Eccolo! È un caos organizzatissimo questo. E anche qui
con questo creo la sorta di corpo della nostra farfalla, dentro cui poi dovrò appoggiare, ok, tutte le mie, i miei vari pezzi. Continuo a lavorare nel cartoncino nero così magari lo vedete meglio. Ora è solo una questione di fantasia e creatività, ognuno sarà diverso da un altro, ogni opera sarà unica e irripetibile. Quindi mettete un bel po' di colla sul vostro corpicino della farfalla, pulite nei margini, mettetela a portata di mano, ok, e cominciamo ad articolare le ali della farfalla. Mettiamo un altro punto di colla su quello che abbiamo fatto in modo da stabilizzare tutto e inseriamo. Ora prendiamo un supporto semirigido tipo carta pergamena, tagliamone un rettangolino, così, e pieghiamolo così. Quindi bagniamolo di colla sui lati, da una parte e dall'altra. Prendiamo la farfallina che abbiamo fino a questo momento creato, poniamola al centro e pigiamo così, chiudiamo le ali e poi riapriamole delicatamente in modo che le nostre ali non siano schiacciate ma siano volanti, diciamo così. E adesso con delle perline variopinte che io ho qui di diverso colore, e tra l'altro colori anche del tutto casuali perché userò quelle che ho già aperto, vado a creare la coda della nostra farfalla. Ok, fatta questa piccola codina di perline, vado a appiccicare il ferro in avanzo sul corpo della mia farfalla. Prendiamo adesso un pezzettino di foglio da sbalzo, creiamo il corpo vero e proprio della nostra farfalla. Io cosa farò? Farò un cerchio e lo punzonerò tutto quanto, quindi un cerchio punzonato, una specie di tulipano, in modo che dall'altra parte risulti più o meno così. Quindi, e ritaglio, bombiamo il tutto e adagiamolo nel centro del corpo della farfalla, ovviamente appiccicandolo con un po' di colla. Modello la parte di Covil che mi interessa per appiccicare quella che sarà la mia testolina, quindi elimino il resto e poi vado ad attaccare, vado a mettere al centro un po' di attaccatutto qui e vado ad adagiare una perlina un po' più grande, però così, in verticale. E accanto a questa due perline più piccoline a mo' di occhietti. Spero riusciate a vedere. Adesso con dei pezzettini di carta tagliati in maniera veramente veramente sottile creiamo una serie di antennine che fuoriescano dalla nostra farfalla per darle un po' più di movimento e per creare anche le antenne vere e proprie. E vi consiglio proprio di farlo con la carta nera perché questo dà un grande distacco cromatico. Vi faccio vedere come. Basta semplicemente tagliare dei filamenti molto casuali
l'uno accanto all'altro, così. E poi questi filamenti, piano piano, adesso mi sposto sul chiaro, li agganciamo dove meglio crediamo, appunto, sulla nostra farfalla. Ed eccola qua, guardate che sta venendo bella e ancora non è finita. Adesso è il momento della doratura. Il nostro insetto deve prendere un po' più di vivacità. Prendo l'or, prendo la missione e prendo un pennellino. Butto tutto e sporco lì dove voglio che l'oro attecchisca. E poi quando andrò a appoggiare l'oro, l'oro rimarrà attaccato proprio in quei posti. Ok, basta così. Nel frattempo creiamo il supporto per la nostra farfalla. La nostra farfalla andrà messa così. Prendiamo lo scotch biadesivo, tagliamone due pezzi e sovrapponiamo i pezzi l'uno all'altro, creando un bello spessore grosso. Quindi foderiamone la circonferenza, vi faccio vedere, in modo che poi non disturbi dovesse essere intravisto al di fuori della scatola. 3 e 4. Ok, ne abbiamo foderato tutta la circonferenza e tagliamo l'eccesso. Ora togliamo l'adesivo e io rinforzerei anche con della colla, quindi metto un punto di colla qua al centro, proprio di attaccatutto, e andrei a posizionare qui al centro il mio gradino su cui poi montare più in alto, vedete così, la mia farfalla. Quindi, fatto ciò, torniamo dalla nostra farfallina e attacchiamo l'oro sulle sue ali. Potete scegliere oro e argento, è la stessa identica cosa. Qui non faremo una doratura fatta bene, ma ci limiteremo semplicemente ad attaccare un po' di oro così, molto random, su tutti i punti in cui abbiamo messo la missione. Recupero da qualche parte il mio pennellone e spolvero, seguendo naturalmente il verso delle ali, libero tutto, piano piano. Ok, ed eccola qui la nostra farfalla nel suo splendore. Allora, con un punto di colla tolgo l'adesivo da qui su, prendo il mio bastoncino perché adesso devo essere un attimino più rifinita, faccio aderire ben bene sia il bordo che questo, poggio la mia farfalla in teca. Io vorrei dare un nome ad ogni farfalla e faccio una piccola etichetta sempre in rame, rifilo i bordi bombandoli leggermente. Cosa faccio? Metto la matita semplicemente così uno e ripasso due. E do un nome alla mia farfallina. Lei si chiamerà come la cosa più importante che occorre per essere dei creativi e per vivere bene. Fantasia. Scrivo in una pergamena, giro al contrario e ripasso il nome. Ed ecco qua l'etichetta col nome inciso. Mettiamo un po' di colla
appiccichiamo. Adesso è il momento di attaccare il vetrino. Quindi muovete la farfalla come volete che rimanga perennemente all'interno della vostra teca, esprimete un desiderio con un po' di attaccatutto, sporcate i lembi, appiccicate, tenetela ferma e lasciate asciugare. Una volta tirata la colla, rimuovete la pellicola di protezione e creiamo un margine con la colletta di circa mezzo centimetro sopra il plexiglass o il vetro, a seconda di cosa abbiate usato. Così. Quindi bagnate di colla anche il laterale. Ok. E poggiamo la nostra carta. Mi raccomando, state molto attenti a rifinire ben bene gli angoli. Cosa intendo? Arrivati a questo punto, innanzitutto tagliamo il troppo disavanzo, quindi tagliamo qui in prossimità dell'angolino e scendiamo la cartina giù così, e questa la giriamo perfettamente ad angolo, naturalmente aiutandoci con la colla. Insomma, fate un lavoro il più ordinato possibile. Asia è pronta, la farfalla dei 500 video di Arte per te. Sul retro poi, non appena sarà più asciutta, diciamo così, apporrò, anzi facciamolo insieme, dai, siamo qui, facciamolo insieme. Uno e due. E poi anche qui la colla. E sul retro appoggio l'etichetta e poi scrivo la frase. Adesso la metto ad asciugare, poi sistemo tutto il vetro, quindi scatto delle belle foto e poi noi ci rivediamo dopo. Dopo le foto. Somma del mio intento nello stare qui insieme a voi è la cura per il particolare, è la cura che credo di avere in ogni video per tutti voi. In tutta sincerità voglio dirvi una cosa: siete una parte veramente importante della mia vita. In tutti questi 500 video mi avete regalato sempre un sorriso, la consapevolezza che tutto quello che faccio va ad ampliare non solo la vostra conoscenza ma anche il mio essere, perché è come se un pezzettino di me fosse trasfuso in ognuno di voi. Siete, si chiamano così, dei followers, ma siete innanzitutto degli amici meravigliosi. Sapete tenere il canale alto, vivido, con le vostre condivisioni, i vostri mi piace, mi aiutate ogni giorno ad andare sempre più avanti, mi aiutate a tenere Arte per te alta nei gradimenti, mi aiutate con i vostri commenti a dimostrare che possono esistere canali YouTube pieni di belle persone e non solamente di hacker, di insulti e di contese. Arte per te è un canale stupendo ed è stupendo grazie a voi, è la mia casa virtuale, è la vostra casa virtuale, è il nostro mondo creativo. Io spero che rimarrà sempre così. Da parte mia metterò sempre
sempre il massimo impegno. Siamo solo a 500 video, dobbiamo arrivare ancora a 50.000 video. Grazie, grazie per ogni attimo che ho vissuto insieme a voi. Siate sempre creativi, siate sempre fantasiosi. Non accontentatevi mai di quello che siete. Evolvete sempre, come una farfalla, volate alto, volate variopinto e volate regalando un sorriso con il vostro volo. Ricordatevi sempre, proprio come quando vedete una farfalla volare, vi esce un sorriso per la sua bellezza, anche voi nel vostro volo siate belli. Belli intendo puri, generosi, puliti, condividete le vostre nozioni, non fate dell'arte un mondo cattivo. Io mi sento un predicatore quando dico queste cose, ma mi piace dirle, perché l'arte è un mondo meraviglioso, spesso viziato da tantissime cattiverie. Bene, sta a noi far uscire questo mondo dalla cattiveria, dall'invidia, e portarlo in un ambito di colore, creatività, fantasia e bellezza. Voi siete bellissimi, ce la potete fare. Arte per te è bello, quindi ci metterà del suo, insieme faremo grandi cose, ancora per tanti tanti video. Adesso vi lascio, vi do appuntamento negli altri miei due canali, Ombretta e Due Cuori Una K, e vi mando un enorme bacio. Siamo solo a 500 video, eh? Da Ombretta e da Arte per te è tutto. Arrivederci al 501.